oggi voglio fare una canzone assolutamente stupenda, come avete sentito, cioè Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti, una canzone che ha fatto la storia della musica, è una colonna portante della musica italiana. Andiamo a vedere come si forma e come si suona questa canzone, che è davvero davvero facile da suonare. Allora, praticamente questa canzone si suddivide, possiamo dire, in strofa e ritornello, ok? La cosa figa praticamente è un alternare semplicissimo di due accordi per poi passare ad un terzo accordo, ma la canzone è davvero davvero facile e semplicemente questa strofa e ritornello si ripete fino alla fine della canzone, ok? Analizziamo la strofa. La strofa è un alternare di La maggiore e Re maggiore senza capotasto. Questa è la tonalità originale, d'accordo? La maggiore e Re maggiore. Alterniamo questi due accordi che poi li andremo a ritrovare al ritornello. Come si forma il nostro La maggiore? Lo formiamo con il terzo dito sul secondo tasto della seconda corda, il secondo dito sul secondo tasto della terza corda e il primo dito sul secondo tasto della quarta corda, ok? Dalla quinta corda in giù. Andiamo a formare il nostro Re maggiore, secondo dito sul secondo tasto della prima corda, terzo dito sul secondo tasto della seconda corda e il primo dito sul secondo tasto della terza corda, ok? Dalla quarta corda in giù. D'accordo? Quindi alterniamo, incominciamo con un La maggiore. Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. La maggiore e si cambia riga, Re maggiore, ok? Ritorniamo sulla maggiore, alterniamo. Primo dottore, ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Da qua si incomincia, possiamo dire, chiamarlo il nostro ritornello, che sono questi accordi Mi maggiore. E quando penso un attimo spaventare da questa serie di accordi che ho fatto, perché è semplicemente il ripetersi di due volte di questi tre accordi, cioè Mi maggiore, La maggiore velocissimamente, Re maggiore, e lo ripetiamo ancora, Re maggiore e La maggiore, ok? Questa scaletta Mi maggiore, La maggiore e La maggiore, andiamola a rivedere suonandola. Quindi ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Ripetuto due volte Mi maggiore, La maggiore, Re maggiore, che comincia la salita di nuovo. Fantastica storia è la vita. Avete visto come formiamo il Mi maggiore? Per chi non lo sapesse, mettiamo il primo dito sul primo tasto della terza corda, il terzo dito sul secondo tasto della quarta corda, il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda, suonando tutte le corde stavolta, ok? Poi ripetiamo ancora, se vogliamo ripetere ancora il ritornello, quindi che fantastica storia è la vita. Poi qua ci sono altre diverse scuole di pensiero che dicono che al posto della maggiore ci voglia un fa di ris minore e venga in questo modo. Che fantastica storia è la vita. Però io vi consiglio di lasciare il La maggiore in mezzo, che è più facile e rispecchia un po' di più la canzone, d'accordo? Per il ritmo, ragazzi, vi consiglio questo, è un po' omogeneo, si adatterà alla canzone, cioè giù, giù, su, su, giù, giù, ok? Giù, giù, su, su, giù, giù, cambia accordo. Giù, giù, su, su, giù, 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 su, su, giù, giù. Come avete visto, questo ritmo lo ripetiamo due volte per ogni accordo, quindi giù, giù, su, su, giù, giù. E lo ripetiamo. Cambia accordo, giù, giù, su, su, giù, 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 su, su, giù, giù. E poi si continua. Ha rischiato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici,
sì ragazzi, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate, quali altre canzoni volete che faccia di tutorial. Io cercherò di farlo. Sono contento che vi è piaciuta l'idea del canzoniere che sto creando. Cercherò di mettere anche il ritmo. Sarà una cosa un po' difficile, ci vuole tanto tempo. State connessi e vi farò sapere. Ci vediamo al prossimo video. Bella!